Ciao a tutti, oggi farò il video tag cosa c'è nella mia borsa e sarà insomma una borsa un po' noiosa perché l'ho rifatta stamattina, nel senso che ne avevo un'altra e l'ho svuotata e ho riempito questa. Poi ho detto approfittiamone per fare questo tag perché essendo appena presa, insomma, nel senso appena riempita, non ho ancora le solite schifezze che poi mi ritrovo anche dopo 3 giorni, cioè fazzoletti usati, scontrini, briciole di non so cosa, carte varie, robaccia, insomma. E quindi ne approfitto a farlo adesso che la borsa è abbastanza pulita. Manca qualcosa perché volevo comprare alcune cose, però va bene lo stesso. Allora, la borsa in questione è questa qui. È una borsa piena di tasche che adesso vi mostrerò. È un blu un po', diciamo, un po' slavatino, anche se in video sembra più acceso. E ricorda un po' il jeans, anche se è liscia e molto plasticosa. Ha le, chiamiamole, bretelline, vabbè, sono abbastanza lunghe queste, però non ha quella piccolina da prendere così. E non ci starete capendo niente, non mi ricordo come si chiamano questi cosi, ok, avete capito comunque. E l'ho presa a San Marino, credo intorno al forse 2000. Questa borsa è vecchiotta, però è una borsa, diciamo, un po' da adulta, secondo me, non è proprio da ragazzina. Eppure io l'ho presa quando avevo tipo, forse no, anche prima, forse avevo 13-14 anni, 15 al massimo, quindi nel 2000 io avevo 15 anni. E però mi è sempre piaciuta perché io adoro le borse con le tascone. Quindi cominciamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, in questa tasca qui, che è la tasca da cellulare, quando la usavo che ero più piccola ci mettevo il cellulare. Ora però i cellulari sono troppo piatti e larghi. Io ho un iPhone, un 3GS, e ci sta, per carità, però lo vedo un po' strettino, infatti non lo metto qua. Forse una volta nelle borse si usava di più avere lo spazio per il cellulare, ultimamente non ne ho più viste. Comunque qui dentro non c'è niente. Mi ricordo che ci mettevo le penne, quindi credo che sì, ci metterò delle penne. Poi quest'altra io la usavo per metterci il, come si chiamava, il leggi CD, il, capiamoci, non mi viene in mente, e lo mettevo qui perché era rotondo e ci stava perfettamente. Ora ovviamente ho l'iPod e non si usano più, e tra parentesi non so neanche dove è finito il mio iPod, l'ho perso per dirgli da qualche parte. E comunque prima ci mettevo quello e adesso è vuota. E non so cosa metterci adesso, poi vedrò. Poi tasca numero 1, che è questa qui subito dietro. Adesso ci ho messo il cellulare e il mio cellulare è zozzo numero 1 ed è un iPhone 3GS, credo, o 3G, non lo so. E comunque eccolo qua, è fatto così. Ormai l'iPhone ce l'hanno tutti, ed è bianco. E questa cover l'ho comprata a Londra, la mia adorata Londra, per 7 pound. Quindi questo è il telefono, ritiriamolo, chiudiamo. Poi vedete qua ci sono tre tasche, 1, 2 e 3. Cominciamo dalla prima. Allora, nella prima tasca ho
diciamo, le cose, chiamiamole femminili. Mi sono dimenticata di metterci dentro tantissime cose, quindi se manca qualcosa è perché mi sono dimenticata di metterlo pian piano. Di solito ci impiego sempre 2 o 3 giorni a fare una borsa. Comunque, cominciamo con queste salviette. Floralis Soft and Gentle Moist Toilet Tissue. E sono, penso per, sono salviettine intime, però io le uso adesso che fa tanto caldo per rinfrescarmi ovunque. E sono buonissime perché sono di camomilla, le ho prese al Lidl. Sono veramente, io adoro l'odore della camomilla e poi la margherita e quindi anche la camomilla, perché si somigliano, il mio fiore preferito, e profumano tanto 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 tanto. Sono veramente buone, buone nel senso che profumano. Ovviamente io come intimo non le uso, cioè non è che non mi fido, però non, di solito io ho, quando le compro, quelle chili verdi, quelle potenti, strong, e quindi queste le uso anche se ho tipo, mi mangio i capelli, ho le, non so, le mani sporche, non posso lavarmele, o comunque sono in giro e voglio rinfrescarmi. Queste qua sono buonissime. Poi arrivo, so che non dovevo ritirare il cellulare. Sempre nella stessa tasca ho un pacchetto di fazzoletti, e sono del Lidl anche questi. Tanti fazzoletti, sono sempre fazzoletti. Poi ho questo set morbido morbido per le unghie, e c'è, ci sono le due, i due taglia unghie, le forbicine che non tagliano, la limetta che non lima, la pinzetta che non pinza perché non tira via assolutamente niente. Insomma, lo tengo perché mi piace tenerlo, però in realtà non funziona, cioè non è bella la custodia perché è morbidina, è proprio salsicciosa, è molto morbida, e mi piace come packaging perché è, vabbè, morbida, bianca, con le stelline, credo che sia molto graziosa. Però relativamente sì, questi attrezzi non funzionano. E vabbè, finché è carina, quando ne troverò una più carina che funziona, toglierò via quella. E poi ho questa pochette bellissima. Guardate che è bellissima, adorabile, con questa farfallina, anche questa di plastichetta, però quando l'ho vista ho detto devo averla, pagata 4 euro. E dentro ho il burro cacao, che mi è quasi finito, io tipo lo metto 20 volte al giorno perché ho le labbra molto secche, e quando non ce l'ho e ho le labbra secche mi viene la tonsillite, non so perché. E poi dentro ho, oh mio Dio, oh, caduta, no, aiuto, eccola. E dentro ho lo spazzolinino e il dentifricino, perché non si sa mai, ecco, ovviamente è fucsia, sembra rosso ma in realtà è fucsia, come il mio rossetto che forse vi sembrerà rosso ma in realtà è fucsia. E niente, perché non si sa mai se mi ritrovo, so che fa brutto dirlo, ma il pastone in bocca e non devo lavarmi i denti. Meno male che esistono queste cose. Poi il dentifricino. Poi tasca centrale. Di tasca centrale non si vede niente. Allora, occhiali da sole. Allora, io sono una di quelle che gli occhiali da sole li compra e li paga al massimo 15 euro. A parte che non ho soldi da buttare in occhiali da sole, e non ho mai avuto un paio di occhiali da sole di marca, diciamo, non ho mai potuto comprarmeli, o sì, ho potuto ma non ci ho proprio pensato, e quindi preferisco comprare questi che sono fatti così. Trovo che mi stiano abbastanza bene perché sono larghi, ho la faccia tonda e quindi mi servono
degli occhiali larghi e mi piacciono molto. Non sono di marca Living. Che marca è? È una marca? E comunque questi devo averli pagati, li ho comprati da Bata, non so se sapete, mi pare che sia ancora Bata, comunque un negozio di scarpe che vende anche occhiali da sole, credo di averli pagati 9,90 o 12,90, comunque giù di lì, e mi piacciono molto. Guarda come si alzano, basta fare la cretina. Poi ho questa busta, perché adesso le buste costano e quindi io me la porto da casa, ed è molto comoda perché poi si richiude, e l'avevo vinta a una pesca di, chiamiamola, beneficenza, sì. E avevo preso un fogliettino e mi era uscito, avevo vinto questa borsa che è molto molto comoda, e poi mi piace perché poi questa borsa va bene perché rimane stretta e non occupa tanto spazio. E poi il mio portafoglio, che è questo qui di Carpisa, e l'ho preso insieme ad una borsettina più o meno grossa così, piccolina, e dentro il mio portafoglio ho questo, non ho tanta roba, carta, sì, magari carta d'identità, qua ho varie foto mie e del mio fidanzato, la patente, la tessera sanitaria, che al contrario ho la tessera del casino della Valais. Non che io ci vada, è che il mio fidanzato gli piace, ma adesso è da un po' che non ci andiamo, meno male, non abbiamo soldi da spendere. Poi ho la tessera della Giunti, Combipel, CAD, Bottega Verde, Sephora, e poi ho vari sconti di Sephora che mi arrivano a casa, insomma tutti del 10%, che vedremo di andare a riscuotere al più presto. Ora ritiro qui, su ritirati, che problemi hai? Queste tessere mi fanno sempre arrabbiare. Poi qui non ho nient'altro, è piuttosto privo di alcunché il mio portafoglio. Non ho neanche dei soldi, quindi. Poi, finita borsa, tasca grossa interna. Ora andiamo alla tasca grossa posteriore, che è quest'altra. Qui ho questo astuccino. Astuccino. Secondo me è tipo un portamonete e dentro ho tre elastici, perché sì, gli elastici bisogna averli, io li tengo sempre perché non si sa mai. Poi citrosodina perché quando non digerisci ti citrosodinifici, basta. E poi ho l'ombrellino, il mio ombrello di la Perletti. Avevo anche la custodia, ma non c'è più, l'ho persa, non so dove è finita. Poi nella taschina piccina qui ho questo fenistil di metindene maleato. Di metindene più probabile, che è una crema che ti spalmi dopo che le zanzare ti pungono e in teoria ti fa passare il prurito, in teoria, però solo in teoria. Poi ho un occhi perché ogni tanto mi viene mal di testa, e poi ho
questa spazzolina. Qui c'era lo specchio, ma mi è caduto e si è staccato, e la spazzolina mi è sempre utile perché i miei capelli si annodano da far schifo. E poi ho questo specchietto, insomma sono due specchietti, qui si è anche staccato perché mi è caduto anche questo, a forma di conchiglietta. Vediamo un po' se ho qualcos'altro. Ah sì, ho tre accendini. E poi vediamo se qui dietro c'è ancora qualcosa, ma non credo. Ho detto, è stata una borsa piuttosto noiosa. Di sicuro quella autunnale, invernale sarà molto più bella e molto più interessante. Quindi, borsa vuota. Borsissima, vuotissima. E solo che volevo capire che marca era, ma non c'è scritto. Non so perché non c'è neanche un'etichettina. E vabbè, pazienza. Se trovo l'etichetta, ve lo dico, non c'è proprio scritta la marca. E forse l'avevo pagata... No, forse l'ho già pagata con gli euro, questo vuol dire che era almeno il 2002. Credo di averla pagata, cioè me l'hanno pagata, me l'ha comprata mia zia, mi pare. 22 euro forse, insomma una fucilata, 22 euro per una borsa, vabbè, però San Marino. Eppure dovrebbero costare di meno le cose San Marino, beh, non mi ricordo. E niente, quindi questo era il video tag cosa c'è nella mia borsa, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, un bacione. Ciao!